Accedi al Power Pack menu. Attivi il plugin per rispondere alle indicazioni obbligatorie dei criteri ambientali minimi. Segui i passi indicati per ottenere l'elaborato previsto al punto 2, 4, 1, 2, dell'allegato 2, del DM 11 gennaio 2017. Per ciascuna voce, indica se questa è relativa alla parte strutturale dell'edificio, a quella non strutturale, o se trattasi di lavorazione che non contribuisce al calcolo del peso dell'edificio. Selezionando l'apposito check, escludi dal calcolo anche le voci relative a materiali in deroga, e vai avanti. Per ciascuna voce seleziona la categoria del materiale o componente edilizio. Ricerchi sul web, o digiti direttamente il peso in chilogrammi per unità di misura. E ne indichi la percentuale di materia recuperata o riciclata che lo compone. Al termine clicchi su Avanti, ed ottieni l'elaborato richiesto dai criteri ambientali minimi.